Anni or sono, Batman salvò il pianeta chiamando in soccorso gli eroi di una terra parallela, popolata dai rispettivi Batman e Superman. Fu il primo universo alternativo che scoprimmo, ma ora sappiamo che ne esistono molti, molti altri. Terre infinite che compongono un multiverso sconfinato. Da innumerevoli terre derivano variabili infinite. Eroi infiniti. Criminali infiniti. E crisi infinite. Brother Eye vigila su questi pericoli con sofisticati scanner a energia della fonte con cui può scandagliare il multiverso alla ricerca di minacce per il nostro e gli altri mondi. Minacce che richiedono il tuo intervento. Dal tuo successo dipendono la pace e la sicurezza del multiverso. Il fallimento non è contemplato. Benvenuto nella sala di controllo del multiverso. Il Brother Eye analizza la realtà alternativa alla ricerca di anomalie che richiedono ulteriori indagini o interventi. Questa simulazione è un esercizio di allenamento. Porca la miseria, c'è sta pure a cazzo di simulazione. Che me tocca fa se non posso andare avanti? Ogni multiverso contiene eventi che prevedono una serie di combattimenti rappresentati da un elenco numerato. Ok, vabbè che sono corti e siamo a posto. Livello 3. Batman, trasferitosi a Metropoli, dovrà fermare questa serie di nemici. Ancora una volta, questa volta su Xbox Serie X, e come detto nel video, quello che avete visto ieri, in una nuova città ha cambiato residenza Batman, come sottoscritto. Batman deve fermare Catwoman, una delle tre sirene di Gotham, a Metropolis però. Mamma mia, proprio tutto. I rimandi storici cannati proprio perché c'è il cambio di robe. Credibile. Basta con i giochetti, Selina. Non sei un po' curioso? Non posso permettermelo. Avvio. Mi dispiace, cara Selina. Oh, come cazzo ti chiami? Io non posso permettermi ciò. Io sono qua per poter far sì che Metropolis, la mia nuova città... Però voi siete stronze, perché voi siete anche le sirene di Gotham. Però io, giustamente, mi sono trasferito a Metropolis. Saranno anche cazzi miei, no? Dopo tutti i cazzi e mazzi, va delle poste, robe, la corrispondenza, eccetera. Quelli sono cazzi miei. Però voi stronze mi avete seguito per rompermi i coglioni pure a Gotham. A parte che qua siamo sulla nave di Brainiac. Quindi diciamo che qua le situazioni sono molto strane. Giga mi ha preso al volo. La infame con la moto. Con la catmoto. Come cazzo si chiama? La catmoto. Credo che si chiami la catmoto. Beccate questo. Tu sei soltanto una delle tre. E io le sconfiggerò tutte e tre. Mamma mia che te l'attivo in faccia. Fatti a fare un giro. Intanto copo l'occhio a vedersi Injustice 2 su un 4K Xbox Serie X. Dopo non so se sia anche potenziato di qua di là, ma credo di sì. È tanta roba. Vittoria di Batman. Batman sconfigge il primo di un trittico di primi avversari, le sirene. Qual è il prossimo? Madonna, mi sono cagato addosso. Mi sa che tipo Catwoman fuori dalla nuova residenza di Batman è appena passata con la moto, ha tirato una sgommata di quelle potenti. Poison Ivy! Alla palude! Come hai fatto a liberarti? Volere è potere, Bats. E io voglio vederti in manette. Avvio! Che tipologia di manette birbante di un Batman? Magari sono manette tutte pelose? I pelose di un colore verde? Vuoi fare robe sconze, caro Batman? Ti sei appena trasferito a Metropolis, magari vincerai anche lì il premio di uomo dell'anno, perché giustamente a Gotham City ha fatto insetta di questi premi. Ripensa alla tua strategia. Mo che mi è venuto in mente, lui l'ha vinto anche un premio che c'era, se non mi sbaglio, no, non c'era Superman. C'era l'ex Luthor che l'avrebbe dovuto vincere lui, tipo. Andiamo qua i cazzi e mazzi. So che doveva vincerlo lui e poi è arrivato anche Superman a darmi una mano, anche se non era
servizievole come aiuto. Vittoria di Batman. Mamma mia, vittoria di Batman tipo perfetta. E datemi le ricompense che ho fatto la vittoria perfetta. Porca la miseria. Datemi i money e fatemi salire pure di livello. Io sto qua a sbattermi a fare il lavoro che devo andare finalmente contro Harley Quinn nell'ultimo scontro. Trova la tua strada, Arlene. Pensavo alla botanica o all'inglese. Non intendevo questo. Avvio. Arlene, ma che cacchio ti stai dicendo? Tra l'altro Arlene, sai, tipo, stai facendo cosplay di Deathstroke. Troppo qua il Deathstroke, bastardo di un cane. Troppo qua il Deathstroke non c'è, eh? Mamma mia che mi è venuto in mente che qua non c'ho le mie skin che ho sbloccato di qua e di là. Dato che ce l'ho sulla versione PlayStation 4. Sulla versione PlayStation 4. Tempo da perdere. Qua la situazione si fa cazzo. Mamma mia che mi stavo tipo alzando e stavo a fare la cagata atomica. Ovviamente Batman ha fatto la richiesta della nuova residenza a Metropolis, provenendo da Gotham City la settimana scorsa, ma quest'oggi è riuscito finalmente ad iniziare a vivere qui e si è visto le tre sirene di Gotham venirgli a mettere i bastoni tra le ruote. Vittoria di Batman. Anche la terza è stata messa a tacere. Io adesso qua non so esattamente a Metropolis chi è che fa parte della roba della polizia, eccetera, eccetera. Quindi non so chi le butterà in gattabuia. Cioè, sinceramente, proprio, se devo essere sincero, non lo so. Ma Batman ha fatto il suo porco lavoro.